quali sono le ragioni emozionali e razionali per mettersi in garage una station wagon? Beh, è difficile enunciarle tutte, ma potrei rispondere con tre parole: nuova Volvo V60. In un mondo pieno di SUV, la casa dello scudo di Marte ha infatti puntato molto anche sulle familiari, forte di una tradizione nelle giardinette che si perde nella notte dei tempi o quasi. Oggi tutto il sapere della Volvo su questo tipo di auto è confluito anche nella V60, che nasce come station wagon pura e si vede. Non solo nella linea squisitamente elegante, ma anche e soprattutto nel vano bagagli, che va da 529 a 1441 litri, perfettamente sfruttabili grazie anche alla presenza delle molle a balestra che liberano tanto spazio nel vano. Il risultato è un piano di carico basso, piatto e regolare anche a schienali abbattuti, con divisori e paratie che aiutano a distribuire meglio valigie, borse e oggetti nel bagagliaio. Non manca nemmeno il portellone apribile elettricamente, offerto insieme al Keyless Entry nel pacchetto Versatility Pro a 860 euro. Caricati bagagli e famiglia, ci si può finalmente godere il lato più interessante e rilassante di questa V60, il viaggio. Saranno i sedili regolabili elettricamente, comodi come poltrone, l'ottima insonorizzazione da frusci e pneumatici o il motore che non alza mai la voce, sta di fatto che su questa V60 i chilometri scorrono in modo davvero piacevole. Tanto che arrivati a destinazione non mi stupirei se vi venisse voglia di risalire in auto e ripartire. Sono rimasto piacevolmente stupito anche dai sistemi di assistenza alla guida, che sorvegliano sempre l'operato del conducente e nel caso intervengono con discrezione ma puntuali. Vale la pena quindi ordinare il pacchetto IntelliSafe Pro, che per 1750 euro comprende cruise control adattivo con pilot assist, mantenitore attivo di corsie e monitoraggio dell'angolo cieco. Per gli incontentabili c'è poi il pacchetto Xenium a 2400 euro, che offre DAP display, telecamera posteriore e tetto apribile panoramico. Già che siamo in tema optional, ci sarebbero da aggiungere la telecamera a 360 gradi, 1070 euro, e i fari full LED a 1000 euro. Ma vi consiglio di fare un pensierino anche sull'impianto stereo Harman Kardon, per un'acustica da sala da concerto. Ma la Volvo V60 mi è piaciuta molto anche nella coerenza dei comandi, che si intonano bene alla sua vocazione da viaggiatrice. A cominciare dallo sterzo, che è preciso, super progressivo e ha un ritorno sempre lineare. Il diesel biturbo D4 da 190 cavalli e 400 Nm è fluido, ha la giusta verve e ha perso quella ruvidezza tipica dei precedenti diesel Volvo. Il matrimonio con il cambio automatico Geartronic a 8 rapporti è riuscito, peccato solo che talvolta nelle ripartenze scali un rapporto di troppo. Ottimo l'assetto, che non è sportivo ma nemmeno troppo morbido. I ceci da 19 con pneumatici barra 40 faticano un filo solo sugli ostacoli secchi. Per il resto si va quasi sempre sul velluto. Insomma, più guido la V60 e più faccio fatica a trovare motivi per cui dovrei preferirle una SUV. Certo, non è regalata, la nostra Inscription con il D4 e il cambio di elettronica a 8 rapporti costa circa 50.000 euro, che possono diventare tranquillamente 60.000 se ci si fa prendere la mano dagli optional. Ma credetemi, secondo me questi soldi la V60 li vale tutti.